Buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula virtuale. Questa è la lezione di lingua italiana per la terza classe. Il tema di oggi è le città italiane, musei e gallerie d'arte. Il mio nome è Cristina Kosciuk e oggi sono la vostra insegnante. Dobar dan, dragi učenici, drage učenice. Dobrodošli u virtualnu učionicu. Ovo je sat talijanskog jezika za treći razred srednje škole. Današnja tema je talijanski gradovi, musei i gallerie. Nakon današnje lekcije moći ćete imenovati razne vrste muzeja, dopuniti kratki tekst koristeći oblike glagola u futuru prvom, čitati i razumjeti specifične informacije u tekstu na temu muzeja i galerija, imenovati slikarski pribor i tehnike te umjetnička razdoblja, čitati i razumjeti opis umjetničkog dijela te čitati i razumjeti pravila ponašanja u muzeju i galeriji. Per la lezione di oggi vi servono il quaderno o un foglio di carta, una matita o una penna e la connessione internet. Vi ricordo che potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. Nell'attività 1 abbinate il tipo di museo all'immagine. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco le soluzioni. Museo d'arte. Museo archeologico. Museo di storia naturale. Museo oceanografico. Museo etnografico. Museo scientifico. Museo di guerra. Museo delle cere. Casa museo. Museo all'aperto. Nell'attività 2 completate il testo con i verbi al futuro semplice. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Leggiamo le soluzioni. Che musei visiterete per la notte dei musei? Io andrò a vedere il Cenacolo. Devo fare una presentazione di una opera di Leonardo da Vinci e la visita mi sarà di ispirazione. Con la mia cugina di Firenze visiterò la Galleria dell'Accademia. Finalmente vedrò l'originale del David di Michelangelo. Acquisteremo in anticipo i biglietti e così eviteremo lunghe code all'ingresso. Io non potrò andarci. I miei zii escono per una cena romantica per il loro anniversario e io farò da babysitter alla mia cuginetta. E tu, Chiara? La Pinacoteca di Brera con mia sorella. Spero che diventerà una nostra tradizione. L'abbiamo visitata per 2 anni consecutivi per la notte dei musei. Luca, e tu? Io rimarrò a casa e visiterò online un paio di musei virtuali. Non sopporto la folla e lunghe code. Oggi è il 18 maggio. Siamo a Firenze. La città è piena di turisti. Molti stasera visiteranno musei e gallerie d'arte per la notte dei musei. A Firenze si trovano alcune delle gallerie più importanti e celebri al mondo. Nicoletta è una giornalista che fa un'intervista con dei passanti per scoprire che musei visiteranno e quali sono i loro musei preferiti. Ascoltate i dialoghi. Scusate, siete qui per visitare i musei fiorentini? Sì, siamo venute per visitare la Galleria degli Uffizi. Ogni anno visitate musei per la notte dei musei? Sì, l'anno scorso siamo state ai Musei Vaticani, che belli! E che cosa vi è piaciuto di più? Tutto, opere di epoca greca e romana, icone medievali, la Galleria delle Carte Geografiche, la Pinacoteca con i capolavori di Leonardo da Vinci e altri maestri, le stanze di Raffaello, ma la Cappella Sistina con i celeberrimi affreschi di Michelangelo toglie il fiato. Grazie mille. Non c'è di che. Scusi, visiterà un museo stasera? Sì, visiterò la Galleria dell'Accademia per vedere l'originale del David di Michelangelo. Visita spesso gallerie d'arte?
Sì, preferisco quelle nelle città d'arte come Firenze, Roma e Venezia, perché così mi diverto a scoprire le belle città d'Italia. L'ultima che ha visitato? Le gallerie dell'Accademia quando ero a Venezia per il Carnevale. Volevo vedere il disegno originale dell'uomo vitruviano di Leonardo, ma purtroppo non era esposto. Ma è valsa la pena visitarle perché vi si conserva la più grande collezione dei dipinti dell'arte veneziana e veneta di età rinascimentale e barocca. La ringrazio. Si figuri. Buonasera, va ai musei stasera? No, i musei fiorentini non mi interessano, li ho visitati tutti. C'è un museo che preferisce agli altri? Sì, il Museo Egizio di Torino. Una delle mie passioni è la cultura egiziana. Vedere dal vivo sarcofaghi, statue, tombe, mummie e papiri mi ha aiutato a capire la loro vita, usanze e costumi. Grazie. Di niente. Scusi, che museo visiterà stasera? Questo, gli Uffizi. Accompagno mia moglie perché l'anno scorso lei ha accompagnato me al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Perché proprio lì? Ho voluto vedere affreschi e mosaici provenienti dagli scavi di Pompei, ma mi sono piaciute anche le sezioni dedicate agli Egizi, Etruschi e Magna Grecia e i reperti dell'antica Roma. La ringrazio. Prego. Scusi, perché ha scelto proprio la Galleria degli Uffizi per la notte dei musei? Studio storia dell'arte e la Galleria degli Uffizi offre tutto per conoscerla e capirla meglio. Sculture greche e romane, disegni, affreschi, arazzi, miniature. Qual è la sua opera d'arte preferita? Questa, La nascita di Venere di Botticelli. Sono un amante della pittura rinascimentale. Ogni volta che vedo un capolavoro di Leonardo da Vinci, Michelangelo o Raffaello, resto senza parole davanti a tanta bellezza. Grazie mille. Non c'è di che. Buonasera, le piace la Galleria degli Uffizi? Sì, è bellissima, ma io preferisco le gallerie più piccole che si possono visitare con calma in poche ore. C'è una galleria d'arte e un'opera d'arte che preferisce a tutte le altre. Sì, la Pinacoteca di Brera non è enorme, ma è piena di capolavori. È uno dei miei posti preferiti a Milano. Tra i dipinti dei più grandi pittori italiani e stranieri che si conservano lì, il mio preferito è il famoso Bacio di Hayez. Grazie. Prego. Nell'attività 3 rispondete se le affermazioni sono vere o false. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco le soluzioni. Nel Museo Egizio di Torino si conservano le opere di tutti i periodi storici e artistici. Falso. La scultura originale del Davide Michelangelo non è esposta al pubblico. Falso. Il disegno originale dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci si trova a Firenze. Falso. La Cappella Sistina fa parte dei Musei Vaticani. Vero. Nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono esposti i reperti delle civiltà antiche. Vero. La Galleria degli Uffizi ospita i capolavori del Rinascimento. Vero, nella Pinacoteca di Brera si conservano quasi esclusivamente opere pittoriche. Vero. Nell'attività 4 collegate i musei e le gallerie d'arte alle città. Potete aprire l'attività usando il link o scansionando il codice QR. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco le soluzioni. La Pinacoteca di Brera si trova a Milano, il Museo Egizio a Torino, la Galleria degli Uffizi a Firenze, le Gallerie dell'Accademia a Venezia, i Musei Vaticani a Roma nella Città del Vaticano, il Museo Archeologico Nazionale a Napoli. Nell'attività 5 abbinate le parole alle immagini. Potete aprire l'attività usando il link
o scansionando il codice QR. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco le soluzioni. Il disegno, il paesaggio, il ritratto, la natura morta, il cavalletto, la tela, i pennelli, la tavolozza, i colori, la cornice, la statua o la scultura, la didascalia. Nell'attività 6 abbinate le descrizioni alle immagini. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco le soluzioni. 1D. Il Laoconte è una scultura in marmo firmata da tre scultori greci del I secolo a.C. Si conserva ai Musei Vaticani. Raffigura il sacerdote troiano Laocoonte e i suoi figli assaliti dai serpenti marini. 2. C. L'Annunciazione è un dipinto a olio e tempera su tavola di Leonardo da Vinci. È un capolavoro del Rinascimento e si conserva alla Galleria degli Uffizi. Raffigura l'incontro tra la Madonna e l'Arcangelo Gabriele. 3. B. Il Bacio è un dipinto a olio su tela di Francesco Hayez, conservato alla Pinacoteca di Brera. È un capolavoro del Romanticismo italiano realizzato nel 1859. Raffigura due innamorati nell'atto in cui si scambiano un bacio. 4. E. La Sfinge è una scultura in arenaria risalente al XIII secolo a.C. che si conserva al Museo Egizio di Torino. 5. A. L'uomo vitruviano è un disegno a matita e inchiostro su carta di Leonardo da Vinci, databile al 1490 e conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Raffigura un uomo nudo in piedi con le gambe e le braccia allargate. 6. F. L'Agrippina è una statua romana in marmo del I secolo d.C. Raffigura una donna seduta su uno sgabello con le braccia appoggiate sul grembo. Si conserva al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Nell'attività 7 mettete i periodi artistici nell'ordine cronologico. Potete aprire l'attività usando il link o scansionando il codice QR. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco le soluzioni. Arte egizia, arte greca, arte romana, arte medievale, rinascimento, barocco, neoclassicismo, romanticismo, avanguardie, arte moderna e contemporanea. Nell'attività 8 leggete il testo e completate la tabella. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Leggiamo le soluzioni. Al museo si deve fare il biglietto, lasciare al guardaroba ombrelli, zaini e borse pesanti, restare a distanza dalle opere. Spegnere il cellulare o metterlo in modalità silenziosa. Seguire il senso di marcia. Mettersi in fila e aspettare il proprio turno. Rispettare gli orari di chiusura. Non si deve consumare cibi e bevande. Fumare. Parlare ad alta voce. Portare animali. Toccare le opere d'arte. Sostare troppo tempo davanti a un'opera. Fare foto e usare flash se non è permesso. Nell'attività 9 inserite tre espressioni in ogni categoria. Fermate la video lezione e riavviatela dopo aver fatto l'esercizio. Ecco un esempio. Musei italiani.
I Musei Vaticani, la Pinacoteca di Brera, la Galleria degli Uffizi, accessori del pittore, cavalletto, pennelli, tavolozza, tipi di musei, museo d'arte, pinacoteca, museo archeologico, periodi artistici, rinascimento, barocco, avanguardie, tecniche artistiche, affresco, olio su tela, disegno a matita. La nostra lezione finisce qui. Arrivederci alla prossima lezione.